Salve a tutti amici di Campania nel pallone qui dall'esterno dello stadio Diego Armando Maradona dove da pochi istanti si è conclusa Napoli-Frosinone con il risultato di 2-2. Dunque il Napoli getta al vento l'ennesima occasione non andando oltre il pari contro una squadra che con tutto il rispetto sin da subito aveva dato la sensazione di poter non essere battuta soltanto attraverso un atto di vero e proprio autolesionismo. Ed infatti il Napoli quest'oggi si è divorato 3 gol praticamente fatti, mi riferisco alle 2 occasioni sciupate da Victor Osimhen, la prima sullo 0-0 e la seconda sull'1-0, entrambe a tu per tu con Turati e a quella sprecata anche da Piotr Zielinski sul finire di primo tempo, per non parlare poi del gol dell'1-1 regalato da Alex Meretta attraverso una papera davvero clamorosa. E dunque ancora una volta il Napoli non riesce a ripartire da uno dei suoi rari exploit. Il secondo tempo di Monza si è confermato essere stata l'ennesima rondine che non ha fatto primavera, la qualcosa onestamente non sorprende più di tanto. Un Napoli che difensivamente appare vulnerabile di fatto ogni qualvolta la squadra avversaria oltrepassa la propria metà campo, 0 filtro a centrocampo, c'è davvero la sensazione di poter prendere gol da un momento all'altro. E questo ovviamente è lo specchio della totale inaffidabilità di questa squadra. Adesso anche la corsa al 7° posto che potrebbe dare accesso alla prossima Europa League si è complicata maledettamente. Considerata la situazione di svantaggio negli scontri diretti con la Lazio, il Napoli è adesso nuovamente ottavo posto che a fine stagione nella migliore delle ipotesi darebbe accesso alla Conference League, ma ripeto, in base a ciò che vediamo non si può per nulla essere ottimisti neanche in merito alla corsa ad un posto nella prossima Europa League, visto che la sensazione è che questa squadra purtroppo di punti ne perderà ancora tanti, soprattutto poi se guardiamo al calendario che ci attende. E che vedrà il Napoli affrontare comunque squadre in piena lotta per la salvezza ed altre come Bologna e Roma che si stanno giocando un posto nella prossima Champions League. Dunque, detto questo, è al momento tutto. Noi ci ritroviamo per i prossimi aggiornamenti qui su Campania nel pallone e un augurio di una buona giornata a tutti.